parla del nostro fondo pensione. È una serata dedicata al focus dell'economia, di come si crea un fondo di pensionamento in maniera completamente autonoma, e come lo possiamo portare avanti, come possiamo gestirlo da soli e soprattutto quali sono i risultati. Stasera faremo vedere i risultati storici del nostro fondo pensione dedicato al pensionamento, creato in maniera autonoma, autofinanziato da soli, quindi per la prima volta in Italia un fondo pensione creato da soli, ok, sul nostro conto controllato da noi, e vedremo gli storici dei risultati, quello che abbiamo ottenuto fino a questo momento, come sta andando. Sta andando molto al di sopra di tutte quelle che possono essere tutte le aspettative possibili ed immaginabili. Perché non vai più su YouTube, mi si chiede. Allora, è una questione più che mai tecnica. Su YouTube posteremo eventualmente la replica. Però molto meglio torneremo su YouTube. Stiamo facendo dei test per valutare un attimino dove funzionano meglio un attimino queste live, dove possono essere più funzionali. Quindi presto avrete notizia di come poi vederci anche in varie situazioni diverse. Allora, quindi una serata molto molto importante. Guardatela fino in fondo, vedremo numeri, vedremo un focus economico molto importante, perché vedremo che cosa ci aspetta nell'autunno. Chi è già iscritto alla newsletter ha visto il focus economico del 1° di settembre. Ci sono delle variabili, ci sono delle aspettative per ottobre. Vediamo un attimino chi ha investimenti e quant'altro, che cosa ci aspetta dopo e quindi cosa aspetta il nostro fondo pensione, perché il nostro fondo pensione è un fondo di investimento però dedicato alla pensione, quindi non un fondo di investimento classico, ok? Un fondo di investimento dedicato alla pensione, ma poi noi ci occupiamo anche di investimenti generici per le persone poi che seguono il nostro movimento. Allora, prima cosa, chi sono io? Ci saranno tante persone nuove. Stasera vedo, siamo tantissimi stasera, abbiamo superato ogni record. Chi sono io? Sono Massimiliano Cerda, sono colui che ha portato in Italia quello che è un po' il concetto mentale di pensione raggiunta in maniera indipendente. Ecco, una cosa voglio dire, non mi sono inventato niente. In paesi come l'America, ho fatto vedere un video ultimamente dedicato, vai sul canale YouTube, dagli un occhio, pensione americana, pensione italiana, dove ho fatto vedere proprio la differenza. In America la pensione praticamente non esiste, esiste un fondo assistenziale per cui le persone fanno da sole, sono abituate mentalmente, quando iniziano a lavorare, a creare un fondo di pensionamento in varie maniere. Ok? Quindi ho portato in Italia quello che è il concetto di pensione raggiunta in maniera indipendente, e quindi da tempo aiuto imprenditori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti o persone che hanno patrimonio e capitali a creare da soli un fondo di pensionamento, a strutturarlo per sapere in quanto tempo poter andare in pensione, in maniera molto stretta, per quanto tempo si può vivere col proprio fondo pensione, per andare in pensione prima e con più soldi, senza intermediari, senza INPS, senza assicurazioni, senza niente, in maniera completamente autonoma e autogestita. Allora, abbiamo fatto anche dei programmi specializzati, dei programmi assistiti che servono per questo. Quindi chi segue sa di cosa ci occupiamo, e nel corso del tempo può utilizzare anche i nostri sistemi assistiti per partecipare, ad esempio, con i percorsi premium al fondo pensione che vedremo stasera. Ok, il fondo pensione che vedremo stasera è un fondo che viene utilizzato da tante persone che lo utilizzano con programmi assistiti, quindi per arrivare al pensionamento indipendente. Quindi chi parla, chi sa dei nostri portafogli, dei nostri fondi pensione premium, sa bene di cosa parlo e sa bene i risultati che stiamo ottenendo. Buonasera a tutti, ciao a tutti ragazzi, siete tantissimi stasera, benvenuti a tutti. Allora, andiamo subito a fare un po' di delucidazioni. Allora, partiamo come sempre con i nostri punti fissi, i nostri punti fermi della nostra filosofia di vita, della nostra filosofia per arrivare al pensionamento in maniera completamente indipendente, in maniera autofinanziata. Dopodiché vedremo delle novità che ci aspettano per l'autunno e partiamo subito con il programma della serata. Ok? Allora, iniziamo con la condivisione di quelli che sono i nostri principi di vita, ok? Eccoci qua, come sempre, i nostri principi non mancano mai, noi li ricordiamo sempre perché devono essere sempre il punto focale della nostra vita. Allora, per chi è su TikTok sa che la diretta si viene su Facebook, quindi su TikTok non ci può essere la condivisione dello schermo, ma
Leggete, ascoltate bene quali sono le nostre 10 regole, perché sono regole fondamentali di vita che ti portano certamente al pensionamento in maniera indipendente, ma se le segui in maniera ferrea, prendi in mano tu la tua vita e il tuo futuro. Nessuno può farlo meglio di te, funzionale a te, così come vuoi tu. Questa è la regola numero uno. La regola numero due, parti adesso senza esitazione, qualsiasi sia la tua condizione attuale, qualsiasi età, qualsiasi condizione, riparti adesso perché ce la facciamo tutti in maniera certa e precalcolata. Punto numero tre, sfrutta la vena d'oro che hai già a disposizione, comprendila, ampliala con la tua nuova conoscenza e con il sistema MIPAI. Per vena d'oro si intende il lavoro che hai a disposizione, le attività che hai a disposizione. Sono delle vene d'oro, sono attività che noi utilizziamo per il tempo strettamente necessario per arrivare al risultato. Non lavorare per tutta la vita fino a 70 anni per la pensione, ok? Punto 4. Non svuotare tutto il sacco quando è pieno. Tu sei il primo obiettivo, impara a minimalizzare e semplificare, impara a vivere con la vera essenza, con l'essenziale, ok? Sono le regole MIPAI che trovate anche poi sul sito MIPAI. Impara le semplici regole storiche ed universali per moltiplicare esponenzialmente i tuoi averi. Questa è la regola numero 5, ok? Importantissima. Punto numero 6, la regola numero 6, il nostro patto. Proteggi il tuo futuro, deve essere sicuro nei metodi, negli strumenti, nella filosofia. Il patrimonio che serve per la pensione deve essere protetto, niente speculazioni, niente scommesse. Regola numero 7, allinea te stesso in tutti i campi, ritrova ancora la tua vera essenza fuori dai condizionamenti di massa per vivere davvero. Punto 8, TMO, sfrutta la leva del tempo con il metodo per l'obiettivo. Punto numero 9, non smettere mai, persegui la costanza e mai la velocità. E il punto numero 10, che è ultimo ma non per ultimo, anzi dovrebbe essere il primo, non fare mai niente che vada in contrapposizione con i punti precedenti. E sarà un bel vivere, perché il bel vivere arriverà col pensionamento indipendente. Bene, allora, per chi poi vuole utilizzare i nostri programmi e vuole avere un piano di pensionamento in maniera indipendente e assistita, prendi appuntamento, vai su massimilianocera.it, parti da qui, è stato istituito anche un numero verde a disposizione, registrati sulla pagina e fai il tuo piano di pensionamento in maniera completamente indipendente. Sono dei ragazzi, degli allenatori specializzati sul pensionamento che ti fanno capire in quanto tempo, partendo dalla tua condizione, puoi raggiungere il pensionamento e per quanto tempo potrai vivere con il tuo fondo. E vedremo stasera, tra poco, il fondo che cosa sta facendo, che cosa sta facendo negli ultimi anni, ed è un qualcosa veramente di oltre ogni limite. Perché stasera solitamente a fine mese facciamo vedere i rendimenti di quest'anno, come sta andando. Adesso faremo vedere gli storici dal 2015 con tutte le proiezioni di risultati, le operazioni numeriche, ok? Quindi molto molto importante, con addirittura il confronto, ci sarà un benchmark di confronto. Quindi una cosa molto molto nuova, molto importante. News assoluta! Allora, le dirette d'ora in poi saranno documentate, facciamo vedere, eccole qua, quelli che sono i programmi per questo autunno e quest'inverno che ci aspettano fino a dicembre. Sarà veramente un dicembre con tutti i lunedì sera, intorno alle 9, alle 9:10 come stasera, avremo un bel programma, ecco le live, ok, fino a dicembre. Allora, oggi siamo al 13, focus economico e risultati dei portafogli con gli storici che abbiamo spostato ogni primo del mese. Quindi ogni primo del mese vedremo il focus di economia, di investimenti per imparare a investire, per imparare a fare bene, per imparare a proteggere il nostro patrimonio con i metodi del pensionamento. Ok? Lunedì prossimo avremo un amico, Cristiano Guglielmi, quindi una persona che segue i programmi del pensionamento, ha fatto il suo piano, lo sta perseguendo e sentiremo come sta andando, come si sta muovendo, come stanno andando le cose, quindi veramente molto bello. Il lunedì successivo, quindi l'ultimo del mese, andremo con l'approfondimento e sulla protezione del patrimonio, tasse, fiscalità internazionale, protezione del patrimonio, quindi come si protegge il proprio patrimonio, per chi ce l'ha, anche da
problematiche di tassazione, di crisi del governo, come si possono abbattere le imposizioni fiscali. Quindi la protezione del patrimonio è sempre dedicato al pensionamento per le persone che poi vanno a viversi la pensione fuori dall'Italia, come capita spesso, no? Sentiamo qualcuno che quello è andato in Portogallo, quello è andato in Polonia, quello se n'è andato in altre nazioni. Ecco, vedremo come si può creare un contesto del genere, la protezione del patrimonio, se conviene, se non conviene, quali sono i requisiti, ok? Lunedì 4 ottobre torneremo con il nostro focus economico e i risultati dei portafogli, li aggiorniamo ogni mese, quindi facciamo vedere veramente ogni mese da molto tempo, compresa l'anno scorso durante la pandemia, eravamo qua, ok, a far vedere i risultati. Lunedì 11, bellissimo ragazzi, prenotatevi subito, lunedì 11 ottobre, approfondimento sugli investimenti di breve termine. Ok, faremo vedere come si possono fare degli investimenti di breve termine in maniera certa, in maniera calcolata sui mercati finanziari, faremo vedere gli strumenti che utilizziamo, i risultati che otteniamo, come si possono ottenere delle rendite giornaliere, settimanali, mensili o a più mesi, però andando questa volta sul breve termine, con un intento però, ok? Faremo vedere in quella serata che cosa si fa, ma soprattutto che intento deve avere tutto questo e che cosa può portare nel corso del tempo, sempre per il nostro processo di pensionamento. Lunedì 18 ottobre, ricordiamoci l'intervista a Daniele Fontana, ex portiere, professionista, oggi allenatore dei portieri, ci racconterà anche lui la sua esperienza, usa da tantissimo tempo i programmi, i nostri programmi, i nostri fondi, i nostri metodi, ed è uno dei più vecchi che utilizza i metodi, quindi ci racconterà la sua esperienza e i risultati che sta ottenendo, che sono veramente paragonabili un po' a quelli che vedremo tra poco. Allora, lunedì 25 ottobre, approfondimenti su altri investimenti, parleremo di immobili, parleremo di una serie di altri investimenti che abbiamo catalogato, abbiamo compreso, siano importanti per le persone da capire, anche investimenti in altre situazioni esterne, in società, quotate, non quotate e quant'altro, quindi faremo degli approfondimenti su questo, quindi 25 di ottobre, l'8 di novembre ancora focus economia e portafogli, quindi ogni mese ci troveremo per il focus economico, per capire come muoversi con gli investimenti, con l'economia, sarà veramente molto molto importante. Il 15 di novembre, differenza tra investire e creare un fondo per la pensione. Ok, andremo a vedere gli elementi principali che contraddistinguono e differenziano l'investimento generico con l'investimento creato per farsi un fondo pensione, che è una cosa molto diversa. Lunedì 22 novembre avremo Matteo Bisello, altra intervista che solitamente è sempre presente, quindi ci sarà anche stasera. Lunedì 29, quindi anche lui ci farà vedere un po' come sta andando un attimino il suo processo verso il pensionamento, il suo piano, quindi come ha creato un piano e come lo sta portando avanti. Lunedì 29 novembre, approfondimento sui principali errori degli investitori, quindi quando si investe per la pensione, vedremo proprio gli errori principali, andiamo a vedere passo per passo che cosa non si deve fare assolutamente in una serata veramente molto molto bella. E poi ancora avremo un'altra intervista con Lorena, ancora a dicembre, dove parleremo ancora una volta di altre esperienze umane, professionali, che portano le persone a vivere bene verso il pensionamento, e ancora il nostro focus economico per i portafogli e quant'altro. Veramente sarà un bel autunno, ragazzi, un bel autunno. Allora, veniamo a noi, ci siamo, stasera siamo veramente tanti. Ecco, la locandina dei programmi, c'è chi ci chiede, Max ci sei? Sì, ciao Vito, buonasera. Altre piccole novità per ottobre, per tutti coloro che seguono i programmi Extreme, ne parleremo tra l'altro i primi di ottobre quando faremo la diretta sugli investimenti a breve termine. Tutti quelli che hanno i nostri programmi Extreme per fare non solo il fondo di pensionamento, ma anche gli investimenti di breve termine che poi servono per implementare il proprio fondo di pensionamento, arrivare prima e con maggiori risultati, ci saranno delle belle novità, faremo delle dirette dedicate, la nostra Master School diventerà praticamente mensile dal vivo per tutti coloro che seguono il programma Extreme, dove andremo a valutare tutta una serie di cose, daremo noi delle parti di investimento, dove investire sia nel breve che nel lungo termine, per tutti coloro che seguono i nostri programmi Extreme, come Vito o come altri che ci seguono, quindi
Preparatevi, sarà anche un ottobre veramente molto molto interessante. Allora, qua vedo qualcuno che si chiama riabilitazione finanziaria. Bella, questa, mi piace questa cosa, riabilitazione. Ok, allora andiamo avanti col nostro programma e questa serata, tra poco ragazzi, restate numerosi perché tra poco vediamo numeri dei nostri portafogli di investimento. Numeri che non è che vengono fuori stasera, eh? Sono numeri che noi vediamo, andate a vedere le dirette dell'anno scorso, ancora prima, ok? Quindi numeri documentati che facciamo vedere da tempo, compresi i portafogli, anche i portafogli azioni, eccetera, eccetera, ma vediamo proprio quelli del fondo di investimento che facciamo vedere ogni lunedì, e il lunedì una volta al mese facciamo vedere i nostri risultati, anche durante la pandemia eravamo qua, quindi guardate. Piccolo focus economico prima di andare a valutare i rendimenti storici e vedremo insieme che cosa si può realizzare e perché bisogna investire immediatamente sul proprio futuro, subito, immediatamente, senza aspettare, perché più aspetti e più il tuo risultato arriva tardi, okay? Il risultato personale. E siccome questo risultato, il pensionamento, è sul tuo conto ed è un qualcosa che viene in tasca a te, più lo fai tardi, più è peggio, okay? Quindi molto importante. Allora, cosa ci aspetta sotto l'aspetto economico? Abbiamo visto la settimana scorsa, nel finale della settimana scorsa, qualche piccolo storno sui mercati finanziari, dovuto al fatto che sul mercato globale, a livello finanziario, a livello di finanza, ci sono una serie di paure, ok? Ci sono delle paure degli investitori, degli operatori, le paure inerenti all'inflazione, sono due in particolare le problematiche, l'inflazione e il famoso possibile intervento, l'intervento lo chiamano il tapering, o meglio, sappiamo come le banche centrali hanno creato, stampato dei soldi, hanno creato una liquidità, con questa liquidità hanno acquistato dei titoli di Stato per aiutare gli stati nei momenti di difficoltà economica, ok? E gli stati chiaramente hanno creato degli investimenti, hanno creato degli incentivi, poi alcuni stati hanno saputo far meglio, poi come sempre in Italia sappiamo poi alcune cose come vanno a finire, però nel senso che avrebbero dovuto creare una serie di ricchezza o colmare delle difficoltà economiche, ok? Venute fuori chiaramente durante la pandemia. Chiaramente questo intervento da parte delle banche centrali è destinato ad essere ridotto, ok? O ad essere pian piano chiuso nel corso del tempo. Allora, il fatto che ci siano le riduzioni di questa liquidità che stimolano l'economia, aiutano l'economia di stati che poi possono essere in difficoltà economica, spaventa i mercati. C'è una differenza, questo lo chiamano, da tempo conosciamo quello che è il quantitative easing, ok? Cioè, o meglio, le banche centrali intervengono acquistando obbligazioni e titoli di Stato dei paesi per aiutarli economicamente. Chiaramente, nel momento in cui viene meno questa cosa, si possono creare delle difficoltà economiche, soprattutto per quegli stati che sono un po' meno forti, che sono un po' più in difficoltà economica, ok? L'Italia è uno di questi. Che cosa avviene? Avviene che le banche centrali hanno già detto che dovranno intervenire riducendo questi aiuti. Una volta che avviene questo, i mercati, non sapendo, spaventati da questo, a volte hanno degli stormi. Che differenza c'è rispetto a prima? Perché il quantitative easing delle banche centrali era stato già utilizzato nel 2012, nel 2013 per dare una botta all'economia, ok? E poi pian piano c'è stata una riduzione di questi interventi, una riduzione molto più drastica. Le banche centrali, sia quelle che incidono di più per quanto riguarda noi, sono la Banca Centrale Europea e la Fed, quindi la Banca Centrale Americana, che intervengono nei paesi occidentali che sono i più sviluppati, hanno imparato un po' questa lezione. Hanno imparato la lezione, o meglio, hanno compreso che bisogna fare degli interventi graduali, in modo da non spaventare i mercati, mentre prima del 2012-2013, eccetera, eccetera, hanno detto ragazzi, si talba, il quantitative easing finisce e c'è stato inevitabilmente subito uno storno dei mercati perché un po' di paura che l'economia potesse non riprendersi
senza questi aiuti. Adesso le banche centrali hanno creato, diciamo, un'aspettativa molto più leggera, dicendo che questi interventi ci saranno, ma saranno degli interventi rimandati più avanti, saranno degli interventi molto graduali, molto leggeri, in modo da lasciare i mercati ancora lavorare in una certa maniera, ok? Quindi il tapering vedo che in questo momento le banche centrali lo stanno paventando, ma stanno avendo una politica molto più intelligente rispetto al passato. Quindi bene, positivo. L'altro problema è l'inflazione. L'inflazione che sta aumentando. L'inflazione potrebbe portare al fatto che questi aiuti, come è capitato in Giappone, questi aiuti continuano ad essere dati, quindi il famoso quantitative easing continua a creare liquidità, con il quale poi aiuta gli stati, ma potrebbe esserci un aumento dei tassi di interesse. Anche questo nel lungo termine spaventa un po' gli investitori per l'economia, perché inevitabilmente l'inflazione c'è. L'inflazione si vede moltissimo sulle materie prime e sui trasporti. I trasporti sono fortemente condizionati dall'inflazione e una volta che l'inflazione va a colpire i trasporti, quindi materie prime e trasporti, a cascata va a finire su tutto il resto. Ok? Molto spesso i prezzi in aumento, quando partono dal negoziante, quando il negoziante parte e vuole aumentare i prezzi, il problema non si pone più di tanto, ok? Ma quando il negoziante deve aumentare i prezzi, perché il prodotto arriva già che costa di più, perché da dove parte, da come viene prodotto, il trasporto e tutto il resto ha dei costi molto maggiori, quindi inevitabilmente tutta la catena successiva deve obbligatoriamente aumentare i prezzi, allora qua siamo in un collo di bottiglia molto molto forte. L'inflazione c'è, questo problema che si sta verificando, soprattutto dai paesi asiatici dove ci sono fortissime esportazioni verso i paesi occidentali, e quindi inevitabilmente si sta creando questo potente collo di bottiglia. E sicuramente l'inflazione dovrà essere, diciamo, contenuta. L'unica maniera per contenere l'inflazione è quella di alzare dei tassi di interesse in modo che ci siano, in modo che le aziende siano meno stimolate ad utilizzare, più stimolate a contenere i prezzi e a chiedere un po' meno investimenti alle banche, in modo da non dover fare finanziamenti a tutti gli effetti, no? Perché costano più cari, ok? Il costo del denaro è maggiore. Quindi si va a frenare un attimino quella che è l'inflazione. È molto facile che il tapering, vi avverto già, il tapering ci sarà, sarà graduale e sarà molto interessante quello che stanno facendo le banche centrali. Questa volta le banche centrali si stanno muovendo con maggiore intelligenza e quindi stanno arrivando in maniera molto più lieve, molto più soft sui mercati, e quello si vede perché i mercati stanno muovendo poco, sempre leggermente al rialzo, gli storni sono sempre degli storni molto delimitati. Da maggio a questa parte non si sono visti storni importanti, e quindi questo è una cosa positiva, ma che può essere anche un campanello d'allarme. Adesso vedremo poi come si gestisce tutto questo. Quindi questi sono due elementi molto molto importanti che andranno a condizionare sicuramente tutto questo autunno, in particolare il mese di ottobre. Il mese di ottobre, perché parlo del mese di ottobre? Perché chi segue mercati finanziari, ricordiamo che noi seguiamo i mercati finanziari perché utilizziamo i nostri fondi di investimento dedicati alla pensione, ma non ci interessa più di tanto, noi facciamo dei focus economici per far capire alle persone un po' come funziona tutto, per dare degli aggiornamenti, ma poi alla fine non è che interessa più di tanto quello che può succedere da qui a un mese, da qui a una settimana. Il fondo di pensionamento, i propri investimenti, li guardiamo a 5, 10, 15, 20, 25, 30 anni, tutta la vita, ok? La vita, il nostro fondo di pensionamento, tutta la vita viene protetto da dei metodi che sono pronti a essere gestiti anche nelle situazioni di problemi. Adesso dopo andremo a vedere negli storici, andremo a vedere proprio come sono state gestite le situazioni nei momenti di maggiore difficoltà. L'anno scorso, in real time, in diretta, abbiamo gestito la pandemia con un mercato che è andato a meno 40,
Come abbiamo gestito durante i portafogli, i nostri portafogli dedicati alla pensione, e è stata l'annata con i risultati migliori. Ok? Qualcuno mi ricorda, ha mandato un commento, uno delle persone che segue i nostri segue i nostri percorsi premium, mi ha mandato ultimamente un commento che giustamente è molto contento dei risultati. Ma mi chiedeva, ma cosa succederà? Perché io ho letto sui giornali che poi ci saranno i crash del mercato. Come faremo il crash del mercato? Beh, il crash del mercato verrà gestito, come è stato gestito, ad esempio, la pandemia dell'anno scorso. Ok? Noi sui crash di mercato non parteciperemo con i nostri fondi. Semplicemente andremo così come facciamo degli ingressi graduali, quindi entriamo gradualmente all'interno dei nostri fondi pensione, dei nostri fondi di investimento. Alla stessa maniera andremo a fare delle riduzioni graduali, come è capitato l'anno scorso, o delle riduzioni drastiche nei casi in cui ci siano delle problematiche di un certo tipo, per poi rientrare in momenti in cui ci possano essere delle situazioni migliorative, esattamente come l'anno scorso. Per cui il crash dei mercati ben venga, perché nel crash dell'anno scorso abbiamo creato uno dei migliori rendimenti storici dei nostri portafogli dedicati al pensionamento, e li vedremo adesso insieme. Allora, a proposito di inflazione, hai visto il prezzo del gas ultimamente? Ben, sì, allora, ci sono tante, tante opportunità. Ci sono tante opportunità. Inevitabilmente le materie prime sono quelle risorse sulle quali i produttori sanno quando intervenire, quando è il momento di capitalizzare di più, quindi bisogna stare attenti perché le materie prime sono l'inizio di una filiera economica. Quando le materie prime aumentano o ci sono degli stormi di prezzo o diminuiscono, ci sono inevitabilmente tutta una serie di ripercussioni nel corso del tempo che sono ripercussioni su tutta la filiera economica. Quindi ho visto che sarà molto importante vedere come verranno gestite, a che livello arriveranno le materie prime, perché ci sarà una conseguenza molto importante sui mercati. A settembre si stanno verificando, come da te previsto, dei ritracciamenti. A tuo parere, allora, sentiamo il nostro Massimo Fabi con l'ultima domanda, prima poi di passare ai rendimenti, poi lascio tutte le domande libere. Massimo ci chiede, sebbene a settembre stanno verificando, come da te previsto, dei ritracciamenti. Avevamo parlato di questo, avevamo parlato, a mio parere, quelli di adesso, ti anticipo già, Massimo, non sono dei ritracciamenti, non parlavamo di questo, ecco, questi sono starnuti e piccoli raffreddori, ok? Diciamo un ritracciamento più importante, non è un ritracciamento di un 1,5% in qualche giorno, ok? Sono piccoli ritracciamenti. Però a tuo parere, una volta avviato il tapering, il calo dei mercati è da aspettarsi. Secondo te è meglio cominciare a sfruttare i piccoli ritracciamenti di questi giorni per incrementare un po' di posizione, o è meglio tenersi la liquidità di quanto più avanti potrebbe essere molto più sensibile? Tu personalmente come ti regoli? Grazie Massimo, intanto. E fa parte di una gestione, della gestione di un portafoglio di investimento dedicato alla pensione, un portafoglio di investimento di chiunque. Quindi grazie Massimo della tua domanda. E in questo momento, a mio parere, possono essere delle ottime opportunità di incrementare. Ottime incrementare. Io ho detto che ci saranno, sì, vediamo da qui a ottobre anche ci potranno essere degli storni, ma ho detto in maniera chiara che non mi aspetto assolutamente un qualcosa di quello che come quello che si è visto l'anno scorso. Gli storni di questo momento sono storni più ragionati, a meno che non ci siano degli eventi. Allora, levando quello dell'anno scorso è stato la pandemia, sono stati eventi straordinari, eventi particolari, eventi non previsti. Ok, dove c'è stato un panico delle persone, un panico ingiustificato, e questi sono i momenti veramente migliori, ok? Non mi aspetto niente del genere, mi aspetto un possibile ritracciamento che possa essere anche un pochino più profondo, ma che può essere sicuramente un'ottima opportunità di accumulazione eventualmente, ok? Molto importante, questo in linea generica. Opportunità di accumulazione di che cosa? Molto importante.
Che titolo? Azioni, azioni singole, titoli, ETF? Anche qua. Quindi io dico in generale opportunità di accumulazione. Ma quando è la buona opportunità di accumulazione massimo o per tutti? La buona opportunità di accumulazione è quando sai e conosci, questo è il segreto di tutto, il valore di ciò che hai in mano. Nel momento in cui tu vuoi accumulare, vendere, fare quello che vuoi, devi sempre tenere a mente con te qual è il valore del titolo, del bene che tu hai in quel momento, che tu stai negoziando in quel momento. Se il valore non è stato intaccato, beh, ma allora bene con l'accumulazione, ok? Molto importante il valore, ok? L'anno scorso, perché siamo rientrati velocemente ad aprile, in diretta, abbiamo fatto vedere anche le 10 migliori azioni, dopo faremo vedere che siamo all'80% rotti, col portafoglio presentato in diretta, gratis, online, l'anno scorso. Ma perché questo? Perché abbiamo detto, ragazzi, ricompriamo ad aprile, i primi di aprile? Perché c'era un panico che portava giù i prezzi in maniera ingiustificata. Un'azienda rispetto al mese prima non poteva avere un valore minore, ok? Il valore, anzi i prezzi erano molto più bassi del valore reale, soprattutto di alcune aziende che si sapeva potevano rimanere in piedi, addirittura migliorare le cose durante anche i periodi di pandemia, e così poi le cose sono andate, ok? Quindi è importante lavorare sul valore. Quando il tuo titolo comunque rispetta e rispecchia lo stesso, il medesimo valore nel tempo, i risultati non cambiano, ok? Allora lì conviene accumulare. Quando il valore è troppo elevato, il rapporto prezzo-valore può essere un po' diverso, soprattutto questo va per titoli settoriali, microsettoriali, quindi fondi, ETF, microsettoriali, e soprattutto per le azioni, per le aziende singole, questo è molto importante, valutare sempre il prezzo-valore. Per gli ETF, diciamo così, o per i fondi evergreen, allora qua si può lavorare bene, perché bene o male il valore viene sempre rispecchiato, ma è interessante sempre questo, ok? A qualsiasi sia il momento in cui si fa un'accumulazione o si fa un intervento di riduzione, si lavora sempre sul valore. È arrivato là, da allora Vito ci chiede l'alert di portafoglio non conviene attendere i ritracciamenti? No, Vito, ah, ecco, questo l'ha chiesto anche Massimo. Ritracciamenti, i ritracciamenti non si aspettano, i ritracciamenti si gestiscono. Se io adesso dico e prevedo il prossimo, guardate, il mercato, sapete cosa? Il mercato me lo fa apposta. Io dico adesso c'ho il portafoglio, voglio tenere i capitali fermi perché voglio aspettare, perché io prevedo entro il 15 ottobre e non viene. Poi nel momento in cui io incremento mi fa lo storno il giorno dopo, me lo fa apposta il mercato, ok? Non si attende, il mercato si gestisce, non si prevede, ok? I ritracciamenti ci saranno, sì, ma non si sa di quale sia la portata. Io non credo sia una portata ampia. C'è una portata ampia, onestamente meglio, gestiremo una portata più ampia. Se non aggiustiamo una portata meno ampia, gestiremo una portata meno ampia dei ritracciamenti, ok? L'importante, il risultato lo fa la gestione di un fondo di investimento dedicato alla pensione, un fondo di investimento generico. Proprio quello che adesso andiamo a vedere, ok? Andiamo a vedere subito quelli che sono, ad esempio, adesso apro due immagini diverse, faccio vedere il solito schemino dei risultati mensili, dopodiché andiamo a vedere gli storici, quindi siamo al punto cardine, ragazzi, restate con noi, perché c'è il momento focale, eccolo qua. Allora, questi sono i rendimenti dei nostri portafogli. Qua sono portafogli dedicati, abbiamo creato proprio dei fondi pensione, abbiamo dato dei nomi a seconda di come sono un pochino più aggressivi o meno aggressivi, sono protetti e gestiti. Ok? Cosa significa gestiti? Gestiti con questi metodi di cui si parlava adesso. Il nostro portafoglio dedicato al pensionamento, quello che va per la maggiore, che è un po' il più richiesto in questo momento, e oltre che, aspetta un po' che, no, aspetta, scusami,
C'è Ilaria. Ok, ho fatto un po' un danno sul TikTok, un attimino, Allora, intanto continuo con la diretta, perché non devo gestire un attimino una cosa. Allora, Portafoglio Accelerator, chiaramente chi è su Facebook sta vedendo la condivisione dello schermo, chi è su TikTok non vede la condivisione dello schermo. Eventualmente vedremo di metterla differita, o altrimenti la differita la vedrete sul canale YouTube. Okay. Massimiliano Cerra in pensione quando vuoi tu. Allora, il nostro portafoglio Agio Accelerator dall'inizio dell'anno, quindi dal 1º di gennaio, sta facendo il 20,46%. Okay, quindi siamo contenti, sta andando molto molto bene. Il portafoglio che è un pochino meno performante, okay? Meno performante semplicemente perché ha delle quote obbligazionarie, quindi un fondo leggermente più conservativo. Per quelle persone che vogliono essere un attimino più caute, sta facendo comunque un buon 16% dall'inizio anno, mentre il portafoglio low emotional, quello che è creato per la maggioranza da fondi obbligazionari misti, sta facendo comunque il 10,96% all'inizio anno, quindi sicuramente degli ottimi risultati che fotografati stasera intorno alle 21. Allora, gli stessi portafogli, guardiamo da inizio 2020, stanno facendo molto, l'Ega Celeta sta facendo il 61 da inizio 2020, ma anche gli altri sono sopra il 20%, anche gli altri che sono molto più conservativi. Come esempio faccio vedere il mio portafoglio di fondi, faccio vedere il mio portafoglio di fondi 100% azionario, con dei fondi che in parte possono essere similari all'Ega Accelerator, ma solo in parte. Sta facendo un 72% di inizio anno, quindi sta facendo 11 punti in più rispetto all'Ag Accelerator. E non è un fondo che spinge più di tanto, è un fondo comunque molto, molto conservativo. Il mio portafoglio di azioni, per far vedere le azioni singole, facciamo sempre vedere la differenza con le azioni singole stanno facendo molto di più. Le azioni singole, sappiamo, diciamo sempre, per tutti coloro che hanno i percorsi extreme, e creano i portafogli, questi stessi portafogli, ma li creano. Con le azioni singole, i risultati, per chi li sa gestire, giustamente, sono migliori, ma devi avere maggiore attenzione, quindi è una cosa un po' diversa. Ecco il nostro 10 migliori azioni, l'abbiamo fatto vedere l'anno scorso in diretta con Mauro Benfatto, abbiamo dato delle 10 migliori azioni sulle quali investire per andare avanti col futuro, abbiamo fatto un aggiornamento quest'anno delle 10 migliori azioni, da aprile dell'anno scorso stanno facendo il 76%, abbiamo detto quando entrare, come entrare, insomma, stanno andando veramente molto molto bene. Allora, questi sono i risultati, ma adesso andiamo a vedere una cosa molto importante, andiamo a vedere gli storici, ad esempio, del portafoglio dedicato al fondo pensione, Aiga Accelerator, ok? Allora, andiamo a vedere per fare un'analisi insieme, ok? Allora, Aiga Accelerator. Per le persone che lo seguono da più tempo, noi abbiamo iniziato a parlare e a portarlo, diciamo, alla massa da più di 2 anni. Prima, chiaramente, le persone che mi seguivano già prima, che seguono già prima, io non parlavo direttamente di pensionamento dipendente, ma parlavo più o meno delle medesime tematiche, che hanno iniziato i primi tempi, stanno ottenendo dei buoni risultati. Allora, abbiamo preso come benchmark di riferimento. Noi, siccome investiamo un po' il nostro fondo di investimento dedicato alla pensione, che poi può essere utilizzato come un fondo di investimento, noi chiaramente abbiamo una filosofia diversa. Noi vogliamo arrivare al pensionamento. Non vogliamo fare l'investimento dedicato a fare qualche cosina in più a fine mese. Ok? Non ci interessa fare qualche cosina in più, per gasarsi con gli amici. Al bar per aver fatto una percentuale più alta, che io ho una percentuale più alta degli altri, non ce ne frega niente, non ci interessa niente. Ci interessa quello che vediamo adesso. Ok, il nostro Aiga Accelerator, che chiaramente non era uguale nel 2016, ci sono alcune cose che sono rimaste, ma il portafoglio di investimento per la pensione si crea anche con le pesature, gli stessi titoli non hanno la stessa pesatura, possono cambiare i trend, possono cambiare i titoli, esserci dei titoli che andavano più in voga in un determinato momento, in un determinato settore, in un determinato periodo, e poi cambiare nel corso del tempo. Allora, nel 2016 il portafoglio ha fatto il 13,24 a fronte del nostro benchmark che
investendo tutto il mondo, il nostro benchmark è l'indice all country world, ok? Ha fatto il 10,32, comunque l'indice si è mosso bene, ok? Anche in quell'anno. Nel 2017 noi ci siamo mossi col 14,17%, mentre l'indice ha fatto l'8,73%. Qua siamo andati veramente molto sopra al benchmark con un bel risultato. Nel 2018 il portafoglio ha fatto solamente, tra virgolette, l'1,35, ma l'indice all country ha perso, ok? Quindi abbiamo fatto molto meglio del mercato, il momento in cui, levando che il mercato ha fatto uno storno negli ultimi 20 giorni, quindi non c'è stato il tempo di recuperare, l'anno è finito, poi dal 1° gennaio si parla già dell'anno dopo, infatti l'anno dopo è stata una delle migliori performance di tutto, anche dell'indice. L'anno dopo, infatti, come possiamo vedere, più o meno quando il mercato va benino, l'indice, ok, e noi ci muoviamo più o meno sull'indice, poco sopra o più o meno sullo stesso livello, e questo è già un grande risultato, eh. Battere il mercato, essere a livello del mercato è una cosa importantissima. 30% a fronte del 28,66 raggiunto dall'indice All Country World. L'anno scorso, molti di voi hanno iniziato a seguire l'anno scorso, altri seguono già da molto prima. L'anno scorso, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo visto mese dopo mese, e il nostro portafoglio ha fatto il 37% a fronte di un indice All Country che ha fatto il 6,43. L'indice All Country è un indice che investe in tutto il mondo, compresi i paesi asiatici, compreso la Cina, compreso il Giappone, compreso tutto il resto. E il nostro portafoglio ha fatto un risultato assolutamente di rilievo grazie alla gestione, non grazie ai titoli, grazie alla gestione, perché l'anno scorso, durante il periodo della pandemia, appena prima, noi abbiamo tagliato i portafogli in maniera secca, l'abbiamo detto in diretta, noi non stiamo dentro nei momenti in cui la gente corre, scappa da tutte, svuota i supermercati, svuota i conti perché ha paura, abbiamo tagliato e siamo rientrati gradualmente. Questa gestione di protezione del patrimonio ci ha portato a raggiungere, come sempre, dei risultati molto interessanti. Quest'anno, questi dati sono aggiornati al 1° di settembre, quindi vedete, il 1° di settembre il portafoglio sta facendo il 22 e qualcosa, adesso è oggi, era il 20 e qualcosa, quindi è sceso poi la settimana scorsa di 1,5, a fronte del benchmark che sta facendo il 20, il 1° di settembre stava facendo il 20. Andiamo a vedere però questi risultati, che sono dei risultati eclatanti, ok? Dei risultati eclatanti. Perché? Il portafoglio sta avendo un rendimento medio composto del 30 all'anno. Ok? Media composta. Chi non sapesse che era media composta, ok? Vuol dire che qua c'è questa media divisa, ok? La media composta, la media normale è una media più bassa. La media composta significa che ogni volta i risultati dell'anno nel nostro portafoglio, ma è un portafoglio dedicato al pensionamento, quindi non un portafoglio dedicato a ritirare. Una volta raggiunto l'obiettivo del pensionamento, che noi andiamo a precalcolare con il nostro piano di pensionamento, dopo faremo dei prelievi graduali rapportati allo stile di vita che vogliamo. Il nostro portafoglio ha fatto una media composta del 30, vuol dire che ipotetici 100.000 in tutto questo percorso di questi anni sono diventati 284.000. Le persone dicono, come è possibile fare questo? Beh, con la media, semplice. La media, un anno, il mercato, adesso faremo vedere l'ammortamento a livello di risultati. Alla fine andiamo a vedere che se io investivo sul fondo, sull'indice, prendevo un ETF sull'indice All Country, basta, alla fine l'All Country ha avuto un anno solo brutto, non si è comportato poi malissimo, perché comunque io avevo una media composta, certo, dimezzata, perché non c'è gestione, no? Nel senso, quando le cose vanno male, l'indice All Country all'interno delle fosse, ok? Ma è molto importante. Quindi un rendimento dimezzato, ma sempre positivo. Cioè, io avevo un rendimento buonissimo per un fondo pensione del 14,52 medio composto. Quindi i miei 100.000 si sarebbero trasformati in 187.000 e quindi il mio processo di pensionamento andava avanti in maniera molto, molto interessante. Ma c'è una differenza sostanziale. Quando si va sulla gestione, ecco qua, qui ci sono dei rendimenti
che fanno vedere come il nostro portafoglio ha staccato in maniera possente. Abbattere questo rendimento composto significa che quest'anno può esserci anche un ridimensionamento a fine anno di quelli che saranno i risultati parziali, che non ci interessano per un fondo di pensionamento, non ci interessa il risultato parziale del 2021, come non ci interessava l'1,35 del 2018, a fronte di un mercato che ha perso però, ok? Quindi un rendimento positivo, molto superiore, ok? Questo è il risultato, questo è quanto, ok? Quindi una cosa molto importante. Adesso lascio spazio a un paio di domande, dopodiché se ci sono darò delle risposte immediate, ma vi farò vedere quelli che sono gli ammortamenti che ci sono all'interno di un portafoglio. Ok, adesso vi faccio vedere l'ammortamento. Intanto sotto con le domande, ragazzi, siamo a vostra disposizione per tutte le domande. Ok, di che istituto sei, mi si chiede su TikTok. Non sono di nessun istituto, sono un soggetto totalmente indipendente, non faccio parte di banche, di associazioni né di quant'altro. Noi facciamo questo, facciamo parte tra l'altro di un movimento che è il movimento MIPAI, dove siamo un conglomerato di persone che vogliono raggiungere il pensionamento in maniera totalmente indipendente e autofinanziata. Noi creiamo dei fondi di investimento personali sul nostro conto e ce li autofinanziamo, ce li autogestiamo con dei metodi. Io poi ho messo a disposizione dei servizi assistiti che servono per raggiungere questo risultato, ok? Ma non sono di nessun istituto. Questa è una cosa molto importante, perché solitamente chi è di un determinato istituto spesso ha un interesse e un conflitto di interesse, perché deve farti investire in determinati tipi di settori proprio per un interesse specifico, ok? Per un interesse semmai dell'istituto per il quale lavora, ok? Mentre invece noi non facciamo esattamente questo. Allora, ok, adesso vi faccio vedere sotto con le domande, ragazzi, perché vi faccio vedere questo ammortamento adesso, quindi molto molto interessante, guardatevelo perché è veramente emblematico. Ok, eccolo qua, così vediamo insieme l'ammortamento e comprendiamo come è possibile raggiungere questo. Eccolo qui. Allora, vedo che stanno arrivando le domande in vita, eccolo qua. Eccolo. Allora, questo è lo schemino che abbiamo visto poco fa e andiamo a vedere perché è possibile fare un rendimento composto e arrivare a questo. Perché il capitale, partenza, un esempio di 100.000 euro, quindi 100.000 euro messi al termine, 100.000 euro nel 2016 hanno fatto il 13%, per cui significa che il portafoglio è diventato 113, ok? Fatto il 13,24 è diventato 113.240, molto semplice. Poi non è stato, quindi in questo momento io ho investito 113.240. Da quest'altra parte vedete la stessa cosa, il benchmark ha fatto il 10,32 per cui è diventato 110.000, ok? L'anno dopo questo capitale di 113.000 ha generato un 14,17 per cui è diventato 129. L'anno dopo ha fatto un 1,35, quindi 129 più 1,35 ha fatto 131, dopo ha fatto il 30% nel 2019, ma il mercato, ragazzi, ha fatto il 21%, dice, ma come fai a fare il 30%? Beh, è semplice, il mercato ha fatto il 28%, ecco perché devi sempre avere un riferimento, devi avere un riferimento dietro, perché le persone, io le sento che ogni volta che investono, dicono, ma ho fatto un bel rendimento, perché secondo me la media in banca mi hanno detto che si fanno il 2-3, io ho fatto il 5, quindi è buono. No, aspetta, se il mercato stesse nel 2019 si è fatto il 5%, il 6% e il mercato ha fatto il 30%, il tuo non è un investimento buono, perché devi avere un riferimento, devi avere un benchmark di riferimento per fare, altrimenti siccome la banca questo non te lo dice, hai fatto il 5, dai che è buono, dai, solitamente e i buoni statali fanno 1,5, hai fatto il 5, buono, e la gente è contenta. No, non devi essere contento, perché se quell'anno il mercato ha fatto il 30, hai fatto un investimento tra virgolette non buono,
Ok? Volevo dire di merda, ma ho detto tra virgolette. Come possiamo vedere, nel 2019, bene, siamo diventati a 170, siamo arrivati a 170. E questi 170.000 che hanno generato il 37% diventano 233, e questi 233 in questo momento, con un risultato parziale al primo settembre del 22, genera in questo momento 284, quindi 284.000, mentre lo stesso ammortamento c'è anche con il benchmark, o meglio il nostro fondo All Country. Il rendimento totale è del 184% in questo periodo storico, mentre ha fatto l'87% il mercato. Ha fatto l'87% il mercato. Quindi qualcuno potrebbe dire: aspetta, ma dai, quello che dici non è possibile. No, aspetta, tu ti compri un ETF All Country e in questi anni facevi l'87%. Ma non lo invento io. Io non sto inventando niente. Questi sono i numeri. Poi, se tu lo gestisci meglio, crei una gestione migliore, anche nei momenti come quelli dell'anno scorso o del 2018, hai una gestione migliore, allora con la gestione riesci ad aumentare dei numeri che già sono buoni. Ecco perché bisogna assolutamente fare un piano di pensionamento e bisogna creare un fondo di investimento dedicato al pensionamento personale, subito, qualsiasi età. Se sei giovane, meglio ancora. Se sei vecchio, è lo stesso, lo devi fare lo stesso, subito, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Investi in questo, devi investire in questo. Le persone pensano che imparare a fare una cosa del genere, fare ad esempio uno dei nostri percorsi, sia un costo. No, non è un costo, è un investimento, perché è un investimento che ti porta a un investimento su di te, sulla tua vita, sul tuo futuro, ok? Su quella che è la tua vita, su quella che è la tua vita di libertà. Un giorno potrai vivere in libertà, pensando, vivendo in libertà quello che tu hai creato. Il tuo fondo di pensionamento arriverà ad alimentarti molto meglio di come ti alimenta l'INPS, ok? L'INPS non fa altro che crearti questo fondo, ma poi alla fine ti dà poco e niente, ti dà solo per un breve periodo. Lo sappiamo quali sono i problemi dell'INPS, ok? I problemi dell'INPS: il fondo non è tuo, ti verrà portato via quando la tua vita termina, ok? Questo è per te. Quindi investi subito nel tuo futuro. Rendimento totale, come abbiamo visto, il rendimento annuo medio è stato del 30,81 contro il 14,52 del nostro benchmark, ok? Allora, andiamo a vedere se ci sono domande. Bene, ragazzi, vi ho lasciati scioccati. Qualcuno mi dice: si è bloccato. No, Vito, non si è bloccato, forse il tuo. Qua, ragazzi, siamo tantissimi stasera, siamo tantissimi, e io vi ringrazio. Il crollo dell'anno scorso è stato repentino, in un paio di giorni. Avevi messo lo stop? No, niente stop sul fondo. Allora, non è stato repentino, perché il crollo è durato un mese. È durato un mese il crollo, quindi non, assolutamente non è stato repentino. E soprattutto il crollo è repentino spesso sui titoli singoli, sulle azioni singole. Se tu lavori su dei fondi per il pensionamento, lavorare sull'azionario, bisogna avere un quoziente di preparazione più ampio, ma non importa averlo. Il fondo di pensionamento lo possiamo fare tutti, deve essere semplice nel concetto, nella filosofia, nella gestione. E noi utilizziamo sempre cose semplici. I titoli, gli indici non sono stati così veloci, ci hanno messo molto tempo, ed è stato un tempo molto ridotto, su questa hai ragione, perché è durato circa un mesetto lo storno completo, ma è stata la prima volta nella storia, ok? Nelle volte precedenti, quindi sto parlando degli anni precedenti, degli storni potentissimi che ci sono stati nel 2008, 2009, i mutui subprime, le torri gemelle, che hanno fatto tra l'altro nei giorni scorsi la commemorazione, la bolla di internet. Ecco, se andiamo a vedere questo, andiamo a vedere che sono stati degli storni che non solo sono durati 2 anni, ok? A volte 2 anni e mezzo, 3 anni, ok? Sono stati degli storni molto, molto graduali. Forti, ma graduali, ma forti, ok? In questo caso, lo storno dell'anno scorso è stato più veloce, ma molto comprensibile da leggere, perché c'erano 3 elementi essenziali di cui abbiamo parlato l'anno scorso, abbiamo fatto dei video, per cui 3 elementi essenziali per comprendere quando poi uno storno è veramente sostanziale. Allora, vediamo, sì, dipende da me, ok. Bene, ragazzi, abbiamo visto un po' di cose, abbiamo visto il nostro risultato, i nostri risultati, siamo veramente molto, molto contenti, ma voglio concludere questa serata
dicendomi una cosa molto importante che voglio farvi vedere, dopodiché concludiamo la serata, ok? Che qui, ok, allora io vi faccio vedere questo, ma voglio concludere la serata proprio con questo, ok? Allora, concludiamo la serata con questo. Allora, abbiamo visto questi storici, qualcuno, ah, che bello, volevo esserci anche... Chi è adesso? Chi è adesso? Che ci volevo... Ma ci puoi ancora essere, perché se tu devi sfruttare, devi investire oggi per raggiungere il tuo futuro. Entra adesso e prenderai il resto, perché altrimenti finisce come tutte le altre persone che non creano il loro fondo, rimandano, non creano il loro fondo autonomo. E ogni anno diranno, avrei voluto esserci anche io, come ogni cosa, ok? Ma guardate questo 30%, guardate questo 37% l'anno scorso, guardate anche il 22% di quest'anno, adesso con i dati aggiornati al primo di settembre. Ma il fatto è che non c'è bisogno di fare questo. Cioè, quest'anno ci potrebbe essere uno storno potente del mercato che perde da qui a fine anno il 10%, 12% e chiudiamo a più 10%. Vuol dire che la media composta sarà leggermente minore, scenderà al 28, al 27, al 25, ma noi abbiamo fatto un piano di pensionamento che è 5-6 volte inferiore come risultato, ok? Vuol dire che noi stiamo avendo una sorpresa straordinaria. Tutte le persone che hanno fatto un piano di pensionamento nel corso del tempo, che è un piano di pensionamento creato su numeri completamente diversi da questo, in questo momento stanno avendo semplicemente una sorpresa straordinaria. È una sorpresa. Perché noi abbiamo fatto i fondi di pensionamento, li facciamo calcolando il 5, il 6, il 6,5. Sotto il mercato fa di più. Guardate il mercato, guardate la media del mercato. Il mercato, questa è una media documentata del mercato, il benchmark, questa è una media del mercato, dell'all country, il mercato dei paesi sviluppati ha fatto di più. Ok, ha fatto di più di questo, per cui non ci inventiamo niente. La media del mercato sviluppato qua sarà almeno 4-5 punti superiore. La media del mercato sviluppato. Cosa stiamo aspettando? Cosa aspettiamo? No, e noi abbiamo fatto dei piani di pensionamento. Le persone guardano il nostro simulatore e dicono, no, ma sì, veramente succederà questo? Ma certo, quel piano è stato fatto su delle medie che non sono minimamente né questa, ok? Siamo al 5, al 5,5, quindi stiamo avendo dei risultati, i nostri fondi di pensionamento, con delle medie che sono 4, 5, 6 volte superiori. Cosa significa? Si arriva in pensione molto prima rispetto al piano che hai fatto e con molti più soldi, controllato da te, sul tuo conto, è tuo, lo tieni per tutta la vita, lo passi ai figli. Ok? Investi sul tuo futuro, cosa stiamo aspettando? Ok? Sotto con le domande e chiudiamo la serata. Ciao Alessio, per parlare con... Allora, per parlare con me, se tu avevi un CBF, quindi puoi fare un'assistenza al CBF. Devi vedere se non l'hai finita, perché le assistenze per il Capital Box Formula vengono fatte alcune assistenze, però ci sono delle ore prestabilite, bisogna vedere se le hai già terminate, altrimenti sono disponibile. Ma perché non fai qualche lezione di politica, economia, macroeconomia? Guarda, ci sarà occasione, perché abbiamo stilato una giornata ogni mese e bene o male tutte le settimane un piccolo aggiornamento economico lo facciamo, ma adesso faremo una serata ogni mese dedicata a questo più in mailing list, quindi iscrivetevi anche alla mailing list, perché è molto importante avere a disposizione la mailing list, perché la mailing list parte con nuove rubriche, la pubblicizzerò comunque nei prossimi giorni, c'è una mailing list completamente nuova con tre nuovissime categorie che saranno strategie per andare in pensione, quindi in mail ti arriva delle strategie una volta a settimana per andare in pensione, quindi le strategie da mettere in atto, due, strategie per investire per la pensione, tre, il focus economico mensile che ti arriva ai primi del mese, e una volta al mese facciamo l'aggiornamento qua in diretta sul focus economico, quindi parleremo anche di macroeconomia, di politica economica, anche di politica di stati, di come... Beh, ci saranno tanti argomenti, sì. Hai ragione, perché
ci sono delle cose veramente molto interessanti da approfondire. Ci sarebbero delle cose interessanti da approfondire. Noi qua, quando parliamo di economia, parliamo in maniera generica per far capire a tutti. In realtà, quando si va sull'economia e sull'alta finanza, io me la sono studiata per tanti anni, ci sono tante cose a volte che le persone non... A volte è meglio che tante masse, ma non per noi, e noi è bene che le conosciamo tutti. Ma quando vai a vedere l'alta finanza, vedi che è molto importante per determinate categorie di persone che stanno al potere, è meglio che tante cose non si sappiano, ok? Quindi è bene fare un bel lavoro informativo. La prossima volta parliamo dei tuoi investimenti immobiliari. Sì, Ben, ne parleremo. Ho fatto vedere il catalogo, quindi lo metteremo anche online. Il catalogo, scusi, il catalogo, l'elenco delle prossime dirette, parleremo di investimenti immobiliari, di come possono essere movimentati, se conviene farli, se non conviene farli. Faremo una serata dedicata solamente a questo, lo vedrai nella locandina con la diretta dedicata con una delle date, mi pare sia nel mese di ottobre, se non ricordo male, l'abbiamo vista prima. Comunque, lo vedrai nella locandina. Intanto ragazzi, allora non perdete tempo perché è il momento veramente di investire per te stessi, investite sul vostro futuro, create il vostro piano di pensionamento indipendente. Per chi vuole creare il proprio piano, non perdete tempo, andate su massimilianocera.it, inizia da qui e trovate la pagina per prenotare il vostro piano di pensionamento, fatelo. Gli allenatori, se avete qualsiasi tipo di domanda, gli allenatori vi aiutano a comprendere, vi fanno vedere come funziona, vi fanno vedere come si riparte. Quindi il tuo piano, ok? Come si riparte, lo vedete qua e soprattutto crea qualcosa per il tuo futuro, impara a gestire e crea il tuo fondo di pensionamento perché arriverai sicuramente al risultato nel tempo che ti sei prestabilito. E te lo dico già, lo vediamo, numeri alla mano, ma lo dice il mercato, arrivi molto prima dei tempi che hai prestabilito, arriverai molto prima dei tempi che hai precalcolato. E non devi passare una vita intera al lavoro, non devi passare una vita intera ad attendere come siamo abituati a livello culturale, togliamocelo dalla testa, togliamoci tutto questo dalla testa, il lavoro è un mezzo temporaneo, non una cosa che devi portarti per tutta la vita e continuare anche dopo che sei andato ipoteticamente con la pensione statale. È un mezzo temporaneo che serve per raggiungere un obiettivo, che è il pensionamento autofinanziato, la propria vita di libertà, all'età che tu vuoi, a quando tu decidi, e abbiamo visto come può essere addirittura più veloce di quello che abbiamo prestabilito. Ragazzi, io vi ringrazio a voi per essere stati con me, passata la nostra solita oretta e qualcosa. Ciao a tutti, noi ci vediamo la settimana prossima, ma in settimana ancora con tante risorse importanti, video, ci saranno in settimana ancora delle piccole chicche, guardate i reel, gli spezzoni veloci di video, guardate l'articolo uscito oggi è uscito un articolo sul blog, le 18 regole, le 18 parole dell'investimento che tu devi avere sempre in testa, vai a vedere l'articolo del blog molto importante che devi conoscere assolutamente. Insomma, tante risorse importanti per il nostro futuro, la nostra libertà, la nostra pensione indipendente. Ciao a tutti, buona serata, ci sentiamo in settimana con le risorse e lunedì prossimo con il nostro Cristiano Guglielmi che ci racconterà la sua avventura, la sua vita, il suo piano, il suo percorso verso il pensionamento. Ciao a tutti. Alla settimana prossima. Ciao.